Vediamo dove andranno. Stranamente, non partono su Joules Veen. Non so se lo sai, ma loro hanno fatto dei set interi su Joules Veen. Ah, ok. Set interi Game 5 su Joules Veen, Gentleman Agreement, tipo. Quindi dici che può essere uno di questi casi? In questo caso no, è per quello che sono stranito, perché loro partono sempre su Joules Veen, non so come mai sto giro. Ah, ok, certo. Sono qua su Forest Floor. Oddio, Beh, strano. magari. Onestamente, sono contento perché questo è tipo. Probabilmente il secondo mio stage preferito in assoluto. Sì, anche mi piace anche lo sfondo con le Sì, è piante. visivamente bello proprio. Comunque è Ok. strano che Smash Diori non abbia connesso prima, perché di solito proprio a prescindere ti risucchia, no? Certo. Quello con Sign, soprattutto. Sì. Mentre là non l'ha colpito. Però Ok. se dovessi comunque fare un guess, secondo me l'ha bannato Kaiju, svegli. Chiaro. Non so perché ho questa impressione. Forse perché vuole dare meno mix-up a Orti per tornare, siccome la recovery di Etalus comunque è relativamente lineare alla fine, no? Ragazzi. Wakai si è preso un downbeat cringe. Ragazzi, io vi faccio un favore. Faccio ripartire la prediction della Grand Final, perché mi fa veramente tristezza vedere quanti pochi punti sono stati messi in palio. Quindi vi ridò un altro minuto da adesso. È momento di fare all-in con tutti i vostri punti. Vi ricordo che è la GF questa. Non posso vedere Oddio, un vediamo. 100% Oh. lato un giocatore. Aiuto! Ehi, lì Orti sta facendo la Edge Guard. Kai si è preso due down su due. Che è un po' unusual perché ti puoi o spostare o per gli armi no, perché è un po' troppo rischioso secondo me. Però ti puoi comunque sempre spostare. Oh, ha Poi provato. ultimamente. Oh, Sì, Peach. la Peach? Andata. Molto bene. Oh, bravi, mi piace vedere che adesso state spendendo i punti. Molto bene, molto bene. Attenzione, entra Orti con questa combo, la classica combo che abbiamo vista per tutto il torneo praticamente. Ottimo, anche il tech chase da parte di Kai. Interessante. Allora, prediction che si chiude a 68% per Kai. Attenzione. Nonostante arrivi dalla loser, la gente ci crede. Ok, Ci piace, ci vediamo. piace. Kai. È even, questo match alla fine. Sì. Interessante. Aia. Ok, questo hit che aveva preso Orti poteva essere molto più pericoloso, ma ne prende un altro, va Ouch. per Wow. terra. Ti ammazza Kai. 1-0. Distruzione. Che. Per Dio. Adesso il prossimo game è già molto importante. Perché se Kai lo perde, ha una quantità di pressione infinita su di lui. È qua, 45% per aprire questo secondo match. Eccolo qua, Giuseppe. Dici che da adesso in poi rimaniamo qua? Può essere. Ma hai visto il bash che ha fatto Kai all'Icicle? Non Attenzione! vediamo. Ok, jab F tilt. Ho provato il Dare! Tipo lì, ha fatto il Dare, ma l'ha No! fatto E io ho come la sensazione che dopo questo non vedremo mai più un Dare da parte di Kai. il piano. No, il problema è che adesso, logicamente, non posso parlare perché non sono lì. Ma però, sì, due. Il classico momento italiano. Sì. Era anche facile, secondo me, sistemarsi per fare quel downer. Sai cosa? Secondo me ha visto la situazione com'era e lì poteva fare il downair. Non l'ha fatto e si è. Non so come dire, cioè è arrivata quella sensazione di cavolo, lì dovevo assolutamente farlo. Poi dopo l'ha rifatto, però a quel punto era troppo tardi. Non so se mi spiego. Perché io credevo che avesse reagito al fatto dell'air dodge. E credo che sia così. Oh Però non mamma so. mia! Vabbè, intanto Orti ha fatto un game un po' troppo veloce. Ma che Ha tolto cazzo?
Che io, ti giuro, non mi ricordo come ha preso la stock prima di questa. No, Questa. non ne ho idea, non ne ho idea. Cioè, va bene, c'è stato un SD e quindi di conseguenza è stato molto più veloce del previsto, però... Wow, ok. E niente, ragazzi, cioè, se continua così, finiamo in orario perfetto, praticamente. Sì. Però vedi, giusto, io sono tornati. Attenzione. Se Kai riesce a resettare comunque... Cioè, metti anche che non vince alla fine, però solo, cioè, solo il fatto che riesca a resettare in questa situazione è incredibile. Sì, se ce la fa. Sì, assolutamente. C'è poi contro Oti che è fortissimo, ovviamente, cioè, non devo dire quello io. Ragazzi, abbiamo possibile tournament point. Orti è veramente incredibile in sto stage. Forse comincio a capire per quale motivo non ci siamo venuti al game 1. Sta facendo delle cose assurde. Vedi, questa roba da sempre. Mamma mia. Waveland up smash, l'up smash ti risucchia. E... Ma poi Orti anche... Il problema è che se tu sei Kai, secondo me se tu giochi un heavy in generale, no? Sei un po' più libero di mente, se così si può dire, no? Certo, sì. No, capisco cosa intendi. Dici, vabbè, Oh muoio mio dopo, Dio! tanto. No, vabbè, incredibile. Ho come la sensazione che abbiamo il campione ormai decretato. Perché Ori oggettivamente è tipo a prescindere, no? Oh! Sì? È tipo il top 3 del gioco. Certo. Anche se le tier list di questo gioco sono relative, no? Però devi essere on point sempre. Sì. È la cosa dei Glass Cannon, in sostanza. Sì, mentre se tipo sbagli con Etalus dici vabbè, questo hit lo vivo, no? È vero che sei combo food e tutto quello che vuoi, però è l'aspetto della... Certo, di sopravvivere di sì. più, hai l'armor. Ah, sono mentalità diverse, dove da una parte Esatto. non puoi permetterti sbagli e dall'altra parte se sbagli sti cazzi. Sì, allo stesso tempo... Cioè, se l'altro sa abusare delle tue debolezze, è difficile vincere, Oh, dove va? Aiuto! no? Tipo una cosa di Etalus, una cosa che secondo me è più debole rispetto alla media, la recovery. Ragazzi, potremmo essere arrivati alla fine. E invece... Credeva che ci fosse del ghiaccio? Mi sa di sì. Ah, Oddio! invece finisce così! Orti! Ho fatto jab down tilt e S.